Un presidio per una città che aspira ad essere sempre più internazionale. Il CEIC, Centro Europeo Informazione, Cultura e Cittadinanza del Comune di Napoli, è un progetto che nasce dal partenariato con l'Università Federico II e dalla convenzione con la Commissione Europea che lo individuò come uno dei centri interregionali di informazione. Per il quinquennio 2013-2017 è stato riconfermato tra i 48 centri della rete Europe Direct, superando la selezione del 2012, questa volta in partenariato con gli enti che vedete elencati in sovraimpressione. Il ruolo fondamentale è quello di promuovere l'informazione europea a livello locale e di creare l'insieme delle opportunità per i giovani, soprattutto gli studenti, che vogliono partecipare ai programmi europei. Dunque un centro che ha una funzione, possiamo definire, di far massa critica di ciò che è Europa a livello locale e di coordinarsi con gli enti che in questo momento possono avere nell'Europa il proprio orizzonte operativo. Ci sarà un coordinamento dei centri Europe Direct qui in Campania e una proiezione anche nell'ambito euro-mediterraneo. Dopo la recente approvazione a Bruxelles della programmazione pluriennale che arriverà al 2020 e nell'anno europeo dei cittadini, il centro fra gli obiettivi si propone di portare più Europa fra la gente attraverso il partenariato locale e la semplificazione del rapporto diretto, soprattutto in campi come la ricerca e l'apprendimento, oltre a sviluppare le opportunità per gli enti locali ed una più ampia mentalità europea. Questa iniziativa è importante perché mette insieme il comune e alcune università. Poi noi siamo molto attenti sui fondi europei, tant'è che incardinato presso il mio gabinetto l'ufficio fondi europei e siamo riusciti a salvare tre grandi progetti che erano persi, il centro storico, il polo feristico, Napoli Est, e lavoreremo sempre di più sui fondi europei. Anche se spetta alla regione, sottolineiamolo, non al comune, ma noi non vogliamo rimanere assolutamente lontani da questa grandissima opportunità. Gli unici soldi certi nel futuro saranno i fondi europei.